Litecoin è da sempre uno dei miei progetti criptovalutari preferiti. È stata la prima moneta che ho comprato subito dopo essermi registrato a Coinbase e una di quelle che ho inserito nella mia top 5 delle migliori criptovalute per il futuro alcuni anni addietro. Arrivati al 2020 è però giunto il momento di salutarci. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Nei prossimi minuti ti racconterò tutti i motivi per i quali ho completamente venduto tutti i miei Litecoin e in questo preciso momento non lo consiglio più come un investimento criptovalutario valido in prospettiva futura. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di cominciare il solito disclaimer, io sono un programmatore e un professionista dell'informatica e non un consulente finanziario, questo video quindi non costituisce assolutamente un consiglio o un invito all'investimento, ma è semplicemente il mio punto di vista sulla situazione criptovalutaria e in particolare su Litecoin. Prima di capire perché ho abbandonato Litecoin, facciamo una rapida panoramica sul passato. Nello specifico, ricordiamo che Litecoin è nato nel 2011 come fork diretto di Bitcoin. Ha quindi ereditato l'algoritmo Proof of Work e la maggior parte delle meccaniche di Bitcoin, estendendole però con alcune peculiarità che conferivano un grande valore al progetto. In particolare Litecoin è estremamente più veloce di Bitcoin perché un blocco viene generato ogni 2,5 minuti invece che ogni 10 minuti di Bitcoin e questo lo rendeva molto più interessante per svolgere dei pagamenti. C'è poi l'aspetto legato alle commissioni, una serie di concause legate sia alla parte tecnica sia all'ambiente e al minor utilizzo della rete Litecoin fa sì che le azioni sulla rete Litecoin siano sempre estremamente basse, più basse di Bitcoin, anche nei momenti di massima attività. Dal punto di vista tecnico, Litecoin ha sostituito l'algoritmo SHA-256 utilizzato da Bitcoin per il mining con il proprio script. La peculiarità di script è che è molto più difficile da implementare in hardware e questo fa sì che gli ASIC, ovvero i dispositivi dedicati al mining, siano molto più costosi. Questo aiuta la decentralizzazione perché un singolo soggetto dovrebbe spendere molti più soldi per potersi portare a casa una grande quantità di capacità di calcolo. La decentralizzazione, come sappiamo, aiuta anche la sicurezza perché allontana il rischio di un attacco 51%. Un altro aspetto che mi era piaciuto dal punto di vista filosofico è il fatto che Litecoin ha un max cap, quindi una quantità di monete massime che potranno mai essere generate, pare a 84 milioni di LTC. Questo è in contrapposizione ai 21 milioni di BTC, quindi 21 milioni di Bitcoin che potranno mai essere generati. Questo secondo me è un aspetto interessante perché fa sì che molte più persone in futuro potranno possedere un intero Litecoin. Anche perché il prezzo rimarrà sempre comunque più basso per il semplice motivo che ci sono molte più monete in circolazione. Un altro aspetto importantissimo è chi c'è dietro a Litecoin. Bene, c'è Charlie Lee che è un ex ingegnere Google, ex ingegnere Coinbase, è la persona che ha inventato Litecoin ed è veramente ben voluto dalla community crypto mondiale, una cosa che sicuramente non si può dire di molti altri personaggi se non altro controversi che sono presenti nel mondo crypto. Charlie Lee, quindi inventore di Litecoin, ne è rimasto alla guida, è uno degli sviluppatori più focalizzati sul progetto, ha a cuore il futuro della propria creatura, continua a twittare quotidianamente sia su Litecoin che sul mondo cripto, è una garanzia di solidità del progetto. Charlie Lee stesso aveva paragonato Bitcoin all'oro e quindi Litecoin all'argento. In effetti, se ci pensiamo, può avere perfettamente senso perché già oggi nel mercato tradizionale ci sono persone che comprano argento nonostante possono facilmente avere accesso anche all'oro. Semplicemente per motivi loro preferiscono acquistare argento. Mantenendo appunto questa dualità, quindi oro contro argento, secondo me potrebbe avere estremamente senso il fatto che Litecoin diventasse una seconda moneta meno pregiata rispetto a Bitcoin, ma comunque con una propria posizione ben chiara e definita. Negli ultimi anni però Litecoin ha assunto la chiara connotazione della rete di test di Bitcoin. Che cosa significa? Che molte funzionalità venivano prima sviluppate e implementate in Litecoin in una sorta di beta, una sorta di open beta, prima di approdare sulla rete Bitcoin principale.
Questo per me, da programmatore, da smanettone, da appassionato, era importantissimo perché costituiva la possibilità di vedere in anteprima che cosa sarebbe arrivato su Bitcoin in futuro. Un altro aspetto importantissimo è che già a marzo 2017 Litecoin fu la prima moneta insieme ad Ethereum ad affiancare Bitcoin su Coinbase. Questa posizione di esclusiva gli conferiva un'enorme visibilità perché, come tutti sappiamo, acquistare su Coinbase è una delle piattaforme migliori e più facili dalle quali acquistare, e quindi le persone nuove del mercato cripto che arrivavano su Coinbase si trovavano queste tre soluzioni: Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Litecoin era quello che costava di meno anche dal punto di vista istintivo, senza tanto fare tanta analisi. Era probabilmente una scelta interessante per chi non fosse un esperto di criptovalute. Quindi questi erano tutti i motivi per i quali mi piaceva Litecoin come progetto. Dove siamo oggi? Ebbene, se oggi siamo arrivati al punto in cui Bitcoin, a mio avviso, sta accelerando e continuando a maturare anche in modo molto più veloce, anche dal punto di vista tecnologico, di quanto non stia facendo Litecoin. In particolare le soluzioni di scaling di secondo livello, Lightning Network in testa a tutto, che si stanno sviluppando e stanno crescendo tantissimo sulla rete Bitcoin, stanno mettendo in ombra tutte le innovazioni di Litecoin. In particolare le transazioni sono ora velocissime, avviando un pagamento con Lightning Network si attende generalmente meno di un minuto, in molte circostanze addirittura pochissimi secondi, quindi anche i 2,5 minuti di tempo di conferma di Litecoin sono diventati comunque lenti se paragonati al Lightning Network di Bitcoin. Per il resto tutte le maggiori innovazioni di Litecoin sono già state integrate in Bitcoin, quindi in questo momento, in definitiva dal punto di vista tecnologico, l'unica cosa che mi risulta rimanga è la differenza nell'algoritmo di hashing. Sì, certamente è importante la decentralizzazione, però in questo momento la rete Bitcoin non è a rischio 51% e quindi fondamentalmente abbiamo una rete di sicurezza in più con un algoritmo diverso della quale in questo momento non c'è alcun bisogno. Certo, Litecoin potrebbe rimanere un passo avanti, però Litecoin non sta accelerando, anzi stia anche un pochino rallentando. Per quale motivo? Beh, innanzitutto se guardiamo il grafico dal 2018 ad oggi di GitHub sul progetto Litecoin, notiamo immediatamente che c'è una fortissima riduzione dell'attività. Ora, questo grafico in realtà sembra più preoccupante di quello che in realtà è, perché tiene conto solamente dei commit, quindi delle contributi di codice portati sul branch master, cioè su quello principale. In realtà per i progetti come possono essere Litecoin, che appunto reintegrano, riportano dentro molti dei commit portati avanti sul progetto principale, quindi su Bitcoin, questo potrebbe essere un po' fuorviante. Però comunque per un progetto che vorrebbe rimanere un passo avanti, questa cosa secondo me è un pelo preoccupante ed è un segnale di pochi programmatori interessati a contribuire a questo progetto. Che non vi siano moltissime persone impegnate nello sviluppo attivo di Litecoin sembra confermarcelo anche questa chat fra Charlie Lee e Franklin Richards, che è il direttore della Litecoin Foundation. È uno scambio di messaggi apparso in un canale ufficiale di Litecoin, un canale Telegram, durante l'agosto 2019, nel quale il direttore, quindi il nostro amico Richards, chiede chiarimenti a Charlie Lee circa lo stato di avanzamento di una funzionalità molto importante e molto innovativa di Litecoin, e Charlie Lee risponde che in questo momento non ci sono sviluppatori impegnati a lavorare sul progetto. Aggiunge anche che storicamente sono sempre stati in tre le persone a lavorare su Litecoin, quindi Charlie Lee e altri due soggetti che in questo momento hanno abbandonato il progetto e si sono avvicinati ad altro. Quindi in questo momento Charlie Lee è sostanzialmente l'unico rimasto da solo a lavorare su Litecoin. Lo stesso Charlie Lee ha confermato in seguito l'autenticità di questo scambio e in realtà ha anche chiarito e placato un po' i toni su quello che era avvenuto. Ciò nonostante le rassicurazioni di Charlie Lee, per quanto mi riguarda, il fatto che Litecoin non abbia sviluppatori aggressivi focalizzati full time su questo progetto mi preoccupa, e non poco, proprio perché sarebbe quello che dovrebbe accelerare, spingere la tecnologia più avanti e più velocemente di Bitcoin. Da quanto capisco invece, in questo momento la maggior parte delle attività si sta riducendo a recepire le modifiche che stanno venendo sviluppate su Bitcoin invece che spingerle nell'altra direzione. Ma c'è di più. In un momento come questo, nel quale Litecoin sembra non avere più il focus sulla tecnologia, sulla modifica, sul miglioramento come aveva in passato, Litecoin Foundation sta investendo tantissimo in marketing e comunicazione.
sta investendo centinaia di migliaia di euro per sponsorizzare eventi UFC, quindi i combattimenti in ring, e anche i Miami Dolphins, quindi una squadra di football americano. Oh ragazzi, queste non sono squadrette, sono l'equivalente della nostra Serie A nelle arti marziali e nel football, quindi stanno spendendo veramente mille dollari per spingere la comunicazione tramite questi canali. Ora, non c'è niente di male, sono sicuro che eventi di questo tipo raccolgono un sacco di occhi, portano il logo e il nome di Litecoin anche all'attenzione di chi magari non ha mai sentito parlare di criptovalute e quindi potrebbe essere incuriosito. Ma mi chiedo se sia questo il modo migliore in questo specifico momento temporale di spingere il marchio, ovvero ci sono ancora moltissimi problemi irrisolti dal punto di vista della tecnologia e del funzionamento dell'architettura. Mi chiedo se non sia troppo presto investire queste somme di denaro per portare un progetto che comunque è una beta all'attenzione di tutte queste persone. E in particolare mi chiedo se non sarebbe stato meglio investire gli stessi denari o per lo sviluppo o magari per sponsorizzare delle squadre minori, degli eventi sportivi minori, o magari anche l'adozione, ad esempio incentivando gli esercenti ad accettare Litecoin, oppure magari spingendo le persone a voler pagare sempre più spesso in Litecoin, e questo avrebbe incentivato gli esercenti ad attrezzarsi per ricevere il pagamento tramite questa moneta. Ora, tutta la faccenda del marketing è sempre estremamente controversa e credo che ognuno di noi potrebbe valutare questa specifica mossa di marketing secondo il proprio personalissimo sentimento e la propria esperienza nel campo. Per quanto mi riguarda, non mi è piaciuta. Credo che sia troppo presto per spingere su così larga scala. Ma c'è di più. Mentre Litecoin fa tutto questo per spingere il proprio marchio fra i grandi dello sport, la visibilità su Coinbase si è drasticamente ridotta, perché sono arrivate tante altre criptovalute. Mentre infatti all'inizio, per tutto il 2017, possiamo dire, su Coinbase c'erano solo appunto Bitcoin, Ethereum e Litecoin tra i quali scegliere, al giorno d'oggi nel 2020 il numero di valute acquistabili è esploso e con essa è diminuita drasticamente la visibilità dello specifico Litecoin. Ovviamente questa non è colpa del progetto, non c'è nulla che si possa fare ed è una buonissima cosa che Coinbase esponga molti altri validi progetti come stanno facendo, però di fatto Litecoin ne ha risentito. Anche dal punto di vista dell'analisi tecnica, Litecoin non se la passa troppo bene e non arrivano dei segnali troppo incoraggianti. In particolare, a gennaio 2020 la candela mensile ha chiuso sugli stessi livelli di marzo 2017. Quindi sostanzialmente il cambio Litecoin contro Bitcoin è tornato allo stesso punto in cui eravamo a marzo 2017. Oh, c'è da dire che tutte le criptovalute alternative, le altcoin, se la passano piuttosto male, quindi questo non è un problema isolato di Litecoin. E quindi in generale non è che questo grafico abbia avuto un peso veramente importante nella mia decisione di vendere Litecoin. Però sostanzialmente faccio fatica a pensare che in caso dovesse rompersi questa sorta di piccolo supporto dovuto alla candela importante che avevamo visto a marzo 2017, il prezzo non possa tracollare ancora di più. Quindi per tutti questi motivi personalmente ho deciso di vendere Litecoin, non sono uscito in euro. Ho semplicemente scambiato Litecoin con Bitcoin ed Ethereum per il semplice motivo che credo che in questi progetti, in questo momento, ci sia più direzionalità e anche maggiore sicurezza per il futuro. In linea di massima, personalmente non consiglio più Litecoin quale moneta da acquistare, però se ti piace, se hai fatto tutte le tue valutazioni, se quello che ho detto credi che possa essere superato, vai tranquillo, Litecoin rispetto a molte altre shitcoin che vediamo in posizione più basse di Coin Market Cap ha ancora molta solidità e per quanto mi riguarda c'è ancora un discreto valore legato soprattutto agli aspetti community. In poche parole puoi fare sicuramente molto peggio che non scegliere Litecoin. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, per me è sempre estremamente importante e quindi grazie, grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Come al solito ti invito a farmi sapere usando i commenti qua sotto che cosa ne pensi, se ho detto un mare di cazzate secondo te fammelo sapere, davvero mi piace sempre instaurare un certo dibattito anche qua sotto con voi nei commenti. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video non dimenticare di cliccare sul pulsantone iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Alla prossima, ciao!